Salve ragazzi, siamo qui oggi con Raffaele RLP, figura ormai ben nota del rap salernitano. Raffaele, noi abbiamo imparato a conoscerti con Misteri parte 1, poi abbiamo imparato ad apprezzarti ancora di più con Misteri parte 2 e adesso abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare il tuo ultimo lavoro, Riparto da qui, che possiamo affermare senza dubbio che è l'album un po' più maturo. Che bilancio ti senti di trarre alla luce del tempo che è passato in seguito all'uscita del tuo ultimo lavoro e anche sotto il profilo contenutistico? Cosa ci tieni a sottolineare in maniera particolare anche in virtù del tuo ultimo video che è uscito? Beh, un saluto innanzitutto. Sì, vabbè, diciamo che da novembre a questa parte, diciamo, il disco Riparto da qui mi ha portato delle soddisfazioni, diciamo buone soddisfazioni, ha gettato, insomma, ha messo un po' le basi per costruire anche qualcosa, diciamo, di più valido e significativo fra un po' di tempo. La cosa, diciamo, principale è che comunque, essendo il disco su iTunes, ha fatto sì che comunque riuscisse ad uscire anche al di fuori dell'Italia, dove abbiamo, insomma, venduto anche delle copie in qualche altro paese, e insomma anche, diciamo, a livello italiano così è andato bene, anche, diciamo, non solo qui localmente. Poi logicamente uno si augura sempre comunque il meglio, di andare avanti e cercare di fare sempre meglio. E il video, perché insomma è stato strutturato su un tema comunque ben preciso, che c'è praticamente questo dialogo fra me e una persona comunque che rappresenta una classe sociale superiore, e alla fine con quel fatto che, insomma, se qualcuno poi lo ricorda e lo va a rivedere, il fatto che gettiamo i fogli in aria, che comunque, insomma, ci stringiamo la mano, un fatto che comunque, insomma, c'è alla fine sintonia e viene abbattuta un po' questa alta classe sociale da parte della persona che ho di fronte. Quindi, insomma, una parità che avviene alla fine del video. Ti prendono dalla strada con la forza e lo Stato li servizia. Raffaele, tu e tutti i membri del Dint Movement siete molto attenti a proporre alla scena salernitana sempre eventi di qualità che colpiscono per lo spessore e anche per soprattutto per la propositività delle idee che cercate di portare all'interno dei vostri live e soprattutto durante le vostre performance artistiche. C'è qualcosa che bolle in pentola, che i nostri ascoltatori dovrebbero sapere, su quale dovrebbero concentrare l'attenzione? Siamo unicamente concentrati sulla data di sabato 3 marzo all'asilo politico. Faremo questo grande evento hip hop chiamato SA Finest, diciamo, dove prende un bel po' della scena salernitana, e dove l'evento sarà presentato da me, dove ci sarà appunto il live del mio album Riparto da qui. Ci sarà la presentazione dell'album di Rocco Hunt, Spiraglio di Periferia. Poi ci saranno i Los Carnales, che sono usciti da poco con il loro secondo video, Coran Grad. E insomma ci sarà il loro live dell'ultimo disco. E poi ancora i Tropa d'Elite, che saranno presenti con il live del loro primo disco Tropa d'Elite, e loro da poco sono usciti anche con un secondo video. Quindi, insomma, ci aspettiamo una bella risposta da parte di tutti, e ci sarà anche la possibilità di un open mic a inizio serata. E poi c'è il DJ set da parte di Bobo, che è il valido produttore dello Scarnales, che sarà presente ai piatti per un po' di selezione. DSM Studio. E va così che va. RLP. Sono le convinzioni che fanno male alla gente. Raffaele, ormai siamo abituati a vederti come un artista in continua evoluzione che ci riserva sempre grandi sorprese. Cosa dobbiamo aspettarci prossimamente da te? E soprattutto, che idea ti sei fatto delle sonorità che credi possano interessarti, e come si sta evolvendo il tuo sound nell'ultimo periodo?
Allora, per quanto riguarda le uscite imminenti, diciamo, c'è l'uscita del video, del nuovo video che abbiamo finito di girare da poco. Questo video sarà una collaborazione che voglio tenere comunque segreta, diciamo, fino al giorno, diciamo, di uscita del video, che stabiliremo a breve. E niente, questa è l'uscita più imminente. Bella domanda per quanto riguarda l'evoluzione sonora, perché credo che sia fondamentale di un artista, diciamo, la continua evoluzione di quel che è la cultura musicale, comunque ascoltare sempre tante cose nuove. Beh, diciamo, ti posso dire che comunque vado più ora verso i campioni di quello che è il soul, comunque, insomma, per la maggior parte. E da Misteria riparto da qui, sono cambiate tante cose, diciamo, prima ho iniziato con delle basi un po' più suonate, così riparto da qui, vediamo come diciamo, siamo andati più verso i campioni, comunque abbiamo iniziato a campionare delle cose più valide, insomma, più significative, anche dal punto di vista delle batterie, insomma, di quelle che poi è la struttura del beat, diciamo, in generale. Però ecco, vado comunque verso quello che è lo studio, insomma, del soul, insomma, principalmente, e credo di proseguire così. Sono le convinzioni che fanno male alla gente. RLP, keep your hands up. Riparto da qui, C-Sor, DJ Due Mani, RLP. Con i miei passi vado forte, senti nel rumore. Riparto da qui e riparto da dove? Chissà se un sogno si... Raffaele, i rapper rievocano nell'immaginario collettivo un'idea di un certo stile di vita, di certe abitudini e certi modi di fare che sono, diciamo così, ben identificati. Te la senti di rispondere a qualche nostra domanda flash per capire tu come interpreti l'essere rapper nel modo di vivere? Va. Donne. In cerca di guai. Amici. Importanti, ma ne sono pochi. Stile. Fondamentale nel rap soprattutto. Credibilità. Ma credo che coerenza e umiltà la fanno da padrone. Fast life. Importante, ma bisogna interpretarlo, ma non fondamentale. La tua idea di vita vissuta al massimo. Musica, donne e sport. Come ti vedi da qui a 10 anni? Raffaele RLP. Distruggo sta bara, onda di zombie infami con il coltello ai denti. Raffaele, ci fai un saluto agli spettatori di Mr. Student? Ciao Mr. Student, ci vediamo il 3 marzo asilo politico SA Finest. Okay, yeah. Raffaele, tu ti occupi di musica e parlare di musica in Italia in questo periodo implica forzatamente anche fare riferimento a Sanremo. C'è stato un delizioso siparietto, fra l'altro, offertoci dalla splendida soubrette Belen Rodriguez. Beh, guardi, ti dico la verità, quella sera allo spettacolo di Belen a Sanremo ho preferito quello di Boateng a San Siro, ho detto senza mezzi termini.